Hi girls, oggi volevo fare questo video un po' particolare perché diciamo è iniziata un po' per scherzo questa cosa. Stavamo passeggiando un giorno io e il mio fidanzato parrucchiere che diciamo non sfrutto quasi mai, a parte per tagliare qualche volta le punte dei capelli e un po' così, un po' per sfida abbiamo detto chissà come sarebbe decolorare i peli, così insomma per gioco. E così abbiamo fatto un po' una scommessa, insomma, avevamo voglia di vedere come veniva questo esperimento. L'unica cosa è che ovviamente il decolorante per i capelli non si può utilizzare anche per i peli perché si andrebbero a spezzare, altrimenti tutti quanti farebbero questa cosa. Quindi abbiamo fatto, diciamo, l'esperimento sui peli che più reggevano la decolorazione, ovvero quelli più resistenti. E diciamo che l'esperimento è venuto benissimo, insomma è stato anche divertente farlo, al che ho avuto l'idea di dire, ho chiesto a Mirko, insomma, avevo il dubbio, se questa cosa si poteva fare anche sui peli più fini, se c'era una crema particolare, un qualcosa di decolorante per i peli. Così è andato dal rappresentante del suo negozio, come praticamente fa sempre quando gli chiedo qualcosa, ed è andato a chiedere di una crema decolorante per peli che non fosse piena di schifezze all'interno, diciamo, ed è riuscito a trovarmi questa. Questa è una crema decolorante ultra delicata della marca Schultz. È una crema decolorante senza parabeni, siliconi e coloranti chimici. Ovviamente non è proprio ottimale il Linci, però ovviamente rispetto alle altre creme decoloranti non è proprio pessima. Perché non ho utilizzato una crema puramente bio? Innanzitutto perché ovviamente il rappresentante del negozio di Mirko non aveva prodotti bio come quelli che si possono trovare nei negozi appunto biologici, però per quello che ne so le creme biologiche vanno rifatte ogni tot perché ovviamente non hanno la stessa resa dei prodotti chimici e dopo un po' si vanno ad affievolire, insomma, il trattamento, insomma, va ripetuto. Quindi ho detto, perché non utilizzare una crema decolorante con prodotti chimici che però vado a fare una volta sola e poi dopo non la devo più rifare? E così è stato, quindi mi sono fatta dare questa crema e ora andiamo ad aprire insieme così vi faccio vedere anche come funziona. Allora, letteralmente è facilissimo da fare, io l'ho provato, mi sono divertita anche un sacco ed è, ci sono queste due cremine, questa è la crema attivante, questa invece è la crema schiarente. Queste due soluzioni vanno mischiate insieme finché non fate una pastina. All'interno trovate il contenitore piccolino dove potete mischiare e la spatolina di plastica, che è questa. Non so di preciso quanto costi questo trattamento schiarente, però penso che costi meno di 10 euro, che credo che sia abbastanza anche semplice da reperire. E allora, questo c'è scritto sulla scatola che va tenuto dai 5-10 minuti. Io l'ho tenuto un po' più di 10 minuti perché di solito quando c'è una cosa che va fatta per un po' di tempo, io la faccio sempre per più tempo, perché nella mia testa se faccio una cosa per più tempo rispetto a quanto c'è scritto, poi alla fine funziona di più. In realtà io penso che sia letteralmente identico, se voi lo tenete 10 minuti un po' di più non cambia niente, però insomma per curiosità io l'ho provato per questi 10 minuti e devo dire che quando mi sono andata a fare la doccia per levare di dosso tutta la crema mi sono un po' spaventata perché ho visto come delle chiazze più chiare anche proprio sulla pelle oltre che ai peli e quindi lì per lì ho pensato, oddio, se adesso mi viene la pelle a chiazze è un problema, come faccio a levarle? Già sono chiara come un vampiro, se poi mi vengono anche delle chiazze ancora più chiare diventa un disastro. Invece poi diciamo che queste chiazze sono rimaste per tipo un'oretta e la cosa non era assolutamente né dolorosa né niente, quindi era solo semplicemente un fatto estetico che poi alla fine è andato via dopo un'ora. I peli, tutti quelli che ho fatto, li ho fatti qui sulle braccia, li ho provati sulle gambe. E insomma è un trattamento veramente fantastico perché mi ha schiarito veramente i peli, l'ho fatto una volta sola e non ho bisogno di andarlo a rifare, quindi mi ha avanzato anche un sacco di prodotto perché come potete vedere i tubetti sono pieni. L'unica cosa è che no, l'ho fatto provare anche a Mirko perché volevamo provare insieme questo esperimento, lui l'ha provato su un angolino del suo braccio e non so come mai però sui suoi peli non ha funzionato e poi i suoi peli sono molto più folti rispetto ai miei. E si sono spezzati tutti quelli nell'angolino in cui ha provato lui. Quindi quello che vi posso dire
è che secondo me se volete provare questo trattamento dovreste prima provare un angolino, vedere se vi fa allergia, prurito, bruciore o semplicemente se non funziona, che come Mirko vi spezza tutti i peli prima che andare a stendere la crema ovunque come ho fatto io. Mi è andata bene perché appunto tutti quanti i peli si sono schiariti e l'effetto mi piace tantissimo. Perché ho voluto provare questo prodotto? Perché io, come sapete, vi ho detto anche nel video della ceretta, la metta, insomma, come faccio la depilazione, mia mamma era estetista, quindi io faccio sempre costantemente la ceretta, però non sono una persona molto pelosa, quindi solitamente io sulle braccia non li faccio mai e nemmeno sulla parte della gamba alta, quindi dal ginocchio in su, perché ho veramente talmente, cioè pochissimi peli che li potrei definire peluria, quindi alcuni peli sono sul biondino, altri invece sono un pochino più scuri di natura e quindi ho detto perché non provare questo trattamento schiarente, visto che già i peli si vedono pochissimo, se poi li vado a schiarire si vedono ancora meno e infatti così è, mi sembra quasi di non averli più perché prima un po' ci facevo caso, mi sono chiesto un sacco di volte che faccio, li levo, non li levo e poi ho sempre detto non li levo perché mi sembra praticamente inutile andare a levare tre peli che poi dopo diventano ancora più difficili da togliere perché alcuni si spezzano, insomma, ho pensato che fosse meglio andarli a schiarire. Questo è il prodotto di cui volevo parlarvi oggi e che mi è piaciuto tantissimo e che ovviamente vi straconsiglio. Quindi ragazze, anche per oggi è tutto, io spero che questo video vi sia stato utile e vi mando un bacio grande.